Ciao, siamo qui con Riccardo e Marco. Voi siete appena usciti, siete ancora bagnati, e come è andata la vostra prestazione? Bene, ha fatto un tempone. Sei contento, sei fiero? Sì, sì, sì. E tu? Meglio di lui, perché lui è più lento, più pesante, sono più veloce. Ma voi siete atleti, siete nuotatori oppure siete qui solo per passione? Pallonari siamo noi. Calciatori, però... quindi calciatori, però... Lo sai che l'avevo pensato in un altro senso? No, non ti preoccupare, lo stesso. Che effetto vi fa partecipare ad un evento da Guinness? Ah, bello, innanzitutto perché ti senti importante, ma soprattutto anche perché aiuti dei bambini, insomma, chi è meno più fortunato di te. È la cosa più importante. Voi siete di Padova? Sì, siamo tutti e due di Padova. E... sentiamo particolarmente. Sì, infatti avete visto quante persone hanno partecipato a questa manifestazione, è bello sapere che la vostra città risponde così bene. Certo, e infine Padova per queste cose è sempre stata una città, anche nel calcio, pallavolo, quando ci sono beneficenza di questo genere risponde sempre bene. Sconcordo con lui come sempre, no vabbè, comunque sì, è un orgoglio che sia Padova a fare questa iniziativa a livello mondiale, e poi anche la città della speranza è una bella cosa, quindi bene così. Va bene, allora volete lasciare un in bocca al lupo per i vostri successori in piscina? Beh, insomma, speriamo di battere questo record, anche se lì a Pretoria staranno gufando da matti in Sudafrica, però... I mondiali, là, pensano al calcio di là. Sì, immagino che voi calciatori abbiate un po' la mente da un'altra parte in questo momento. Un pochino sì, dai, però ci siamo impegnati lo stesso. Come pensate che vadano i mondiali, per un... o non lo diciamo? Scaramanzia pura, scaramanzia. Vince Sudafrica, noi vinciamo qua, Sudafrica vince i mondiali. Ecco. Grazie mille. Ciao.